Amicizia proprio. Amicizia, amicizia. Allora, siamo pronti per andare in onda. Quindi sì, adesso affronteremo un paio di tematiche. Ci siamo? Come ci siamo? Stiamo registrando? Ok. Allora, benvenuti a Radio Autoscontri. Io sono Ricky. Qui alla mia destra c'è... No, io non parlo, mi rifiuto. Matt. E invece al centro abbiamo l'ostetrica Silvia. Ciao a tutti. Benissimo. Allora, abbiamo chiamato qui l'ostetrica stasera... Ecco, grazie, grazie. Abbiamo chiamato qui l'ostetrica stasera per discutere un po' di tematiche che sono accadute questa settimana. Tutta questa settimana sarà stata la luna. Però la più strana è accaduta a Fermo, come abbiamo detto prima, in cui in una calda giornata di sole due fidanzati si sono messi a fare l'amore in acqua e sono rimasti incastrati. E poi da lì sono intervenute delle persone per soccorrerli, li hanno portati all'ospedale e sono riusciti a disincastrarli. Fonti dicono che sia stato iniettato del liquido per dilatare l'utero e quindi ridurre l'effetto ventosa. Tutto ciò, sostanzialmente, è possibile? La voce all'esperta. Ahimè, devo deludervi, anatomicamente è impossibile a meno di presenza di piercing. Ah, esatto. Ah, interessante. Interessante, perché potrebbe essere stato il caso sì, del piercing. Potrebbe essere stato quello. Comunque, momento imbarazzante. Ma abbiamo anche un'altra domanda, visto che abbiamo l'occasione di avere l'ostetrica. Cioè, Ricky, tu sei andato con molte ragazze che hanno il piercing lì. No, insomma, non me ne è mai capitata neanche mai una. Io mi riferivo a entrambi. A entrambi, ma tu ce l'hai, no? No, no, no. Passiamo alla seconda notizia invece, in cui Mark Zuckerberg, che è il proprietario di Facebook, ha assieme anche a Apple, che però lo farà molto più avanti, hanno deciso di stanziare dei fondi per il congelamento degli ovuli per le donne in carriera. Quindi le donne che sono in carriera, che vogliono continuare a giustamente a fare la loro vita come dire, lavorativa normale, senza andare a pensare a eventuali gravidanze, così possono decidere di congelare l'ovulo e appunto sospendere questo ciclo di vita che potrebbe essere anche naturale. Parola all'esperta. Una brutta cosa secondo l'ostetrica. D'altra parte l'ostetrica è per la gravidanza naturale. Spero che poche donne ricorrano a questo sistema. Ma perché dici che ci possono essere anche inconvenienti in un possono futuro? Esserci brutte complicanze. Più avanti si va con l'età, più le gravidanze sono complicate. Dottoressa Ferrarese. C'è anche la dottoressa Ferrarese in studio. Ma so che la Silvia è d'accordo su questa cosa, proprio siamo convinta. Tutti d'accordo. Ah, bella. Incentiviamo gli asili, ma adesso non è serata. Anche per perché il periodo fertile di una donna è tra che fascia d'età? Tra i 16 anni, sì, maggiorenni meglio, fino ai 45 anni. Fino ai 45 anni si sì, è. Quindi una donna in carriera, comunque, se dovesse al massimo a 45 anni. Sì, è concesso. È concesso fino a 45 anni. Sì. Beh, dire veramente ci hai risolto tanti problemone. Tanti. Ultima chicca, sempre per quanto riguarda il sesso, poi ti lasciamo bere, perché grazie per gli amici che ci ascoltano da casa, stiamo registrando live in un bar, quindi ci sono anche persone che vogliono ballare, vogliono bere, quindi l'ultima notizia che lanciamo oggi è che in Belgio, in un'orgia per anziani, quindi in un'orgia per anziani, sono morte questa settimana, per la precisione l'11 ottobre, sono morte, attenzione, 7 persone durante questa orgia fatta di cocktail, di eccitanti, quindi Viagra e tutte queste cose qua. Un fatto appunto accaduto questa settimana, e le persone oscillavano tra i 65 anni, insomma su per giù così. Qual è il limite massimo? La domanda è... È tutto normale comunque. È tutto normale. Per fare è rincoglionito così. Cioè. Sono nato così. Per fare queste orge e eccedere con questo. A parte che è un farmaco che deve essere esatto prescritto. Allora, il limite massimo per la prima cosa che mi hai chiesto è la tomba, nel senso che se uno vuole nella vita, ben venga sempre. Il limite per i farmaci...
direi non andrebbero mai presi. Quello che sarebbe si meglio riesce, evitarli. Quello che si riesce. Quindi questi hanno esagerato proprio. Con hanno i dato... farmaci. Non, e quindi non anche con tu ricchi da domani, basta pastiglietta. Per... No, no, io non, fa le, bene. Non le uso, tu le usi. Tu le usi, me le hai mostrate, quindi... Ma che cazzo? No, pastiglie sia l'amore. Va bene, prepariamo la canzone per lanciare la serata di stasera. Un grande applauso, ragazzi, facciamolo per l'ostetrica che è venuta da Padova. Grazie. Silvia, si può dire anche il cognome? No. Sì. Silvia Benetti, la dottoressa Silvia Benetti, che oggi è venuta al Touch. E quindi la salutiamo. Grazie mille, buon divertimento a tutti. Ci vediamo alla prossima pillola di... No, mi dispiace per te, ma da domani mi sa che non troverai più lavoro. No, mamma no. Anzi, secondo me potrebbe ambire a posti ancora più superiori, tipo con Mark Zuckerberg a congelare ovuli. Grazie, simpaticissima. Buona serata. There we go.